Nei casi che abbiamo esaminato fin qui, videor non significa essere visto, ma mi sembra, ed è costruito nella forma personale con il nominativo e l'infinito. Come possiamo distinguere la costruzione personale di videor da quella impersonale? Innanzitutto, videor presenta un soggetto. Nell'esempio questo è Pompeius. Pompeius visus est. Videor è poi seguito da un verbo all'infinito. Nel nostro caso perturbatus esse, che è l'infinito perfetto passivo di perturbo. Infine, tutto ciò che si riferisce al soggetto è posto in caso nominativo. Notiamo, per esempio, che il participio perfetto perturbatus concorda con il soggetto Pompeius.